Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologia spiegata in modo semplice e comprensibile per tutti. Nel video di oggi, come avrete intuito, siamo in compagnia per la recensione di uno smartphone Android, in particolare di Xiaomi 13, quello che secondo me, nonostante ormai abbia qualche mese sulle spalle, è uno dei migliori telefoni Android che non siano eccessivamente grandi ma che al tempo stesso siano estremamente potenti e performanti. Ma non voglio anticiparvi troppo, quindi senza perderci in chiacchiere iniziamo con la recensione. Come al solito, piccolo disclaimer prima di procedere: il telefono me l'ha inviato l'azienda per una recensione, ma come sapete io vi dico sempre quello che penso. Se un dispositivo mi piace ve lo dico, se non mi piace ve lo dico allo stesso modo, perché io non vi devo vendere niente. Detto questo, come di consueto, iniziamo dall'unboxing e vediamo cosa c'è nella confezione del telefono. La confezione di questo dispositivo è davvero ricchissima, perché al suo interno abbiamo lo smartphone, una cover in silicone, una pellicola già applicata sullo schermo, un cavo USB-C e un alimentatore da 67 Watt. Insomma, è una confezione di quelle che non si vedevano da parecchio tempo. Complimenti a Xiaomi. E passiamo adesso ad analizzare design e materiali di questo smartphone, che mi è piaciuto veramente tantissimo a livello estetico. Il dispositivo misura 152,8x71,5x7,98 mm e pesa solo 189 grammi. Nonostante sia un top di gamma, risulta comodissimo da usare e da impugnare anche con una sola mano. Sinceramente ho adorato le sue misure e penso siano quelle perfette per uno smartphone. Anche il suo design a mattoncino mi ha convinto sotto ogni punto di vista. È vero, richiama molto quello di iPhone, ma questo non è necessariamente un male. Anzi, questo Xiaomi 13 mi piace veramente tanto a livello estetico. Le cornici del display sono sottili e perfettamente simmetriche. Il frame in alluminio lucido stondato ne facilita impugnatura e utilizzo. Il retro in vetro lucido non trattiene le impronte. Il blocco fotocamere non risulta eccessivamente sporgente. Anche assemblaggio e materiali sono al top. Si vede e si sente da subito che abbiamo a che fare con uno smartphone premium, realizzato con incredibile cura. E per finire, non risulta neanche troppo scivoloso. Fantastico poi il fatto che lo smartphone non trattenga in alcun modo polvere o sporcizia. Ottima anche la disposizione dei pulsanti laterali, che risultano comodi da premere. Non manca chiaramente la certificazione IP68 per la resistenza contro acqua e polvere. E passiamo adesso all'analisi del display, anche questo veramente eccezionale. Lo schermo è fortunatamente piatto e può contare su un pannello da 6.36 pollici Full HD Plus AMOLED. Come sulla variante Pro, anche qui abbiamo un AMOLED S6 con supporto all'HDR10 Plus e al Dolby Vision e con refresh rate variabile tra 30, 60, 90 e 120 Hz. Non manca la certificazione Widevine L1. La luminosità massima è di 1900 nits, anche se normalmente ne abbiamo 1200, e lo schermo si legge bene in qualsiasi situazione, anche sotto la luce diretta del sole. C'è poi la possibilità di tarare a proprio gusto il display grazie alle tantissime impostazioni a nostra disposizione. Sarò sincero, questo display è uno dei più belli che abbia mai provato su smartphone, non solo per la sua qualità ma anche per il fatto che è piatto e con cornici sottili e simmetriche. Peccato solo che sia ancora protetto dal Gorilla Glass 5, che comunque fa il suo lavoro. E passiamo adesso all'analisi dell'hardware, dove questo smartphone non delude da nessun punto di vista. L'hardware infatti è da top di gamma ed è perfetto per chi non vuole scendere a compromessi. Il processore infatti è lo Snapdragon 8 Gen 2, il più potente attualmente disponibile. Al suo fianco abbiamo GPU Adreno 740, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X, 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile. Insomma, non avremmo potuto chiedere di meglio. Il feedback della vibrazione poi è veramente ottimo. Non dico uguale a quello dei Pixel, ma ci andiamo molto vicino. Anche la connettività è molto buona. Troviamo infatti 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e supporto dual SIM con SIM virtuale. Manca soltanto l'uscita video nella USB-C. Presente anche il lettore delle impronte sotto al display, che in generale si comporta bene ed è rapido nello sblocco. Molto importante segnalare che in questo caso il sensore di prossimità è fisico e quindi non crea nessun tipo di problema con nessuna applicazione. Funziona veramente alla perfezione. E passiamo adesso all'analisi della parte software. Il sistema operativo infatti è Android 13 con interfaccia personalizzata MIUI 14, anche se devo essere sincero, il mio dispositivo ha già ricevuto Android 14, anche se effettivamente nell'uso quotidiano non ho riscontrato praticamente nessuna novità o cambiamento rilevante. Per quanto riguarda il software, ormai direi che conosciamo benissimo la MIUI, con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. È un'interfaccia Android molto personalizzata, sia come grafica che come funzioni, che per certi versi richiama forse un po' troppo iOS di Apple. C'è comunque da dire che abbiamo a che fare con un sistema operativo molto completo, pieno di funzionalità utilissime e personalizzabile in ogni aspetto. E tra l'altro faccio notare che questa versione della MIUI 14 occupa veramente pochissimo spazio a livello di memoria interna, soprattutto se confrontata a concorrenti diretti come Samsung. Ad ogni modo, tra le tantissime funzioni caratteristiche della MIUI
segnalo ad esempio i bordi che si illuminano alla ricezione delle notifiche, l'always on personalizzabile, l'accensione e lo spegnimento schermo con due tocchi, la possibilità di scaricare tanti temi, le tante gesture personalizzabili, la barra laterale con finestra scomparsa, l'estensione virtuale della memoria RAM, il secondo spazio per dividere lo smartphone in due ambienti separati, l'analisi della frequenza cardiaca tramite sensore di impronte digitali, la modalità aziendale, il telecomando a infrarossi, il pulitore di sistema e la modalità turbo per i videogiochi. E poi in realtà abbiamo tantissime altre funzioni esclusive. Unico Neo, come al solito, ci sono veramente tanti software preinstallati che fortunatamente comunque possono essere facilmente rimossi, anche se sinceramente penso che sarebbe arrivato il momento di alleggerire l'interfaccia e rimuovere direttamente di base questi programmi. Inoltre anche l'applicazione Mi Browser ogni tanto invia un po' di notifiche fastidiose, ripeto, possiamo facilmente disattivarle, però sarebbe meglio se tutto questo non ci fosse. Per quanto io non sia un grandissimo amante della MIUI, devo comunque dire che il software gira sempre benissimo e risulta fluidissimo, velocissimo e leggerissimo. Per quanto riguarda gli aggiornamenti futuri, questo Xiaomi 13 sarà aggiornato per almeno 3 anni per quanto riguarda il sistema operativo Android e per 5 per quanto riguarda le patch di sicurezza, che però difficilmente arriveranno ogni mese, in generale ogni 2. E chiaramente dopo hardware e software passiamo a parlare di prestazioni e gaming. Come gira questo Xiaomi 13? Beh, direi decisamente molto molto bene, come qualsiasi altro top di gamma dotato di questo processore. Tutte le app girano in modo estremamente fluido, veloce e lineare, esattamente come ci si aspetterebbe da un top di gamma. Non ho riscontrato lag o altri problemi, nemmeno nel multitasking con i programmi più pesanti, mai un rallentamento, mai un'incertezza. Stesso discorso per i giochi, anche i più recenti girano estremamente fluidi e veloci e al massimo del dettaglio. Insomma, prestazioni e reattività sono al top su questo smartphone, che tra l'altro non scalda mai eccessivamente, neanche quando viene messo sotto pesante stress. Su questo Xiaomi 13 l'esperienza d'uso è veramente molto soddisfacente, non solo grazie al potentissimo hardware, ma anche grazie al software incredibilmente fluido, leggero e ben ottimizzato. E passiamo adesso a parlare di fotocamere. Abbiamo infatti una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore Sony EMX800, abbiamo un sensore ultra grandangolare con apertura f2.2 da 12 megapixel e poi c'è un teleobiettivo da 10 megapixel con apertura f2.0. La fotocamera anteriore invece è da 32 megapixel con apertura f2.0. Parlando di qualità degli scatti, senza alcun dubbio questo smartphone regala immagini di altissima qualità, solo leggermente inferiore rispetto a quelle di Xiaomi 13 Pro. Con questo dispositivo possiamo ottenere scatti ottimi in qualsiasi condizione di luce e solo per pochi e piccoli dettagli non siamo ai livelli dei top di gamma. La qualità delle immagini è sempre ottima e il dettaglio non manca mai. Buono anche il bilanciamento del bianco e rapida la messa a fuoco. La differenza rispetto al 13 Pro si nota soprattutto di notte, qui ovviamente interviene subito la modalità notte al calare della luce, mentre sul Pro abbiamo a disposizione un sensore più grande che cattura più luce. Buona anche la qualità della fotocamera grandangolare, che regala scatti paragonabili a quelli dei Galaxy S23 e soffre un po' in condizioni di buio o scarsa luce. Assente purtroppo l'autofocus su questa lente. Un'altra grande differenza rispetto al Pro si ha nella camera tele, che scende da 50 a 10 megapixel e offre uno zoom ottico 3.2x. C'è comunque da dire che è forse l'unico top di gamma compatto ad avere uno zoom ottico così spinto, che tra l'altro regala ottime immagini. Da segnalare che Xiaomi vanta la collaborazione con Leica. Questo consente di poter scegliere tra due profili di colore chiamati Leica Vibrant e Leica Authentic, che di fatto producono scatti con colori leggermente differenti, più carichi nel primo caso e più realistici nel secondo. Ci sono poi alcuni filtri appositamente realizzati con cui potersi divertire. La selfie camera è la stessa dello Xiaomi 13 Pro, purtroppo senza autofocus e al calare della luce fatica parecchio. Da questo punto di vista si poteva fare qualcosina di meglio, anche perché i video della frontale si fermano al Full HD 30 fps. Bene i video che si possono registrare in 8K 24 fps, oppure con una stabilizzazione decisamente migliore in 4K 60 fps. Peccato solo che bisogna scendere al Full HD 30 fps per poter passare fra le varie fotocamere durante la registrazione. E passiamo adesso a parlare di tutto quello che riguarda audio e ricezione. La ricezione su questo smartphone è veramente ottima, senza dubbio tra le migliori. L'audio in capsula e in vive voce è sempre forte, chiaro e pulito, così come la qualità delle chiamate è molto buona. Tutto questo è permesso anche dai 3 microfoni sul frame, che funzionano benissimo anche in registrazione video e nelle note vocali. Il dial è quello di Xiaomi, che permette di registrare le chiamate e di segnalare le chiamate spam. Veramente ottimo anche l'audio stereo. Abbiamo infatti a disposizione uno speaker principale in basso, che ci garantisce un'altissima qualità di ascolto, e poi un piccolo forellino in alto sul frame che permette all'audio della capsula auricolare di fuoriuscire più facilmente e di bilanciare il suono. Il risultato comunque è un audio forte, corposo e con tutte le frequenze molto ben riprodotte. We'll be right back.
E passiamo adesso a parlare della batteria. Qui troviamo una batteria da 4500 mAh che offre una ricarica caldata a 67 watt e una wireless a 50. Con il cavo si arriva al 100% in 40 minuti e devo dire che oltre a supportare una ricarica molto veloce, questo smartphone ha un'autonomia veramente eccellente. La giornata stress si supera sempre e senza alcun tipo di problema. E con un uso leggero si arriva tranquillamente a un giorno e mezzo di autonomia. Parlando in termini numerici, si superano sempre e comunque le 5 o 6 ore di schermo acceso almeno. Il consumo in standby è praticamente nullo e la scarica è estremamente lineare. Insomma, senza dubbio Xiaomi 13 è uno dei migliori top di gamma con la migliore autonomia oggi sul mercato. E prima delle conclusioni, come sempre, parliamo del prezzo. Questo smartphone è stato lanciato a un prezzo di oltre 1000 euro, secondo me un pochino troppo alto, ma fortunatamente oggi si trova a un prezzo molto più accessibile, attorno ai 750-800 euro e con qualche offerta magari qualcosina in meno. Come di consueto, dopo il prezzo arriviamo alle conclusioni. Cosa ne penso di questo Xiaomi 13? Secondo me ha assolutamente senso comprare questo telefono, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Ed ha ancora più senso comprarlo oggi perché costa molto meno rispetto al prezzo originale. Xiaomi 13 è uno smartphone che eccelle praticamente sotto tutti i punti di vista e attorno agli 800 euro è tra i migliori top di gamma da comprare. Sicuramente è il miglior compatto. Lui infatti ha un design e dei materiali incredibili, un'ottima maneggevolezza, un hardware potentissimo, un software personalizzabile e molto snello, delle prestazioni al top, delle ottime fotocamere e una batteria infinita con ricarica molto veloce. L'unica cosa che andrei a migliorare, ma questo è un aspetto molto soggettivo, è il software, visto che non sono un grandissimo fan della MIUI. Per il resto, dal mio punto di vista, questo smartphone è praticamente perfetto. Tra i suoi principali concorrenti, secondo me, ci sono i Galaxy S23 e 23 Plus e il Pixel 7. Quindi quale comprare tra tutti questi smartphone? Sicuramente Pixel 7 va scelto per le sue ottime fotocamere, per gli aggiornamenti che arrivano sempre veloci e immediati e saranno anche supportati a lungo nel tempo, e poi chiaramente per il software stock di Google. Invece non lo sceglierei sicuramente per il design, che non mi piace affatto, o per l'autonomia, che è sicuramente bocciata. Il Galaxy S23 normale secondo me è un pochino troppo piccolo e compatto, ha uno schermo veramente molto ristretto, quindi in questo confronto lo lascerei praticamente escluso o comunque in ultima posizione. Al suo posto prenderei invece il Galaxy S23 Plus, che è molto simile a questo Xiaomi 13. Anzi, direi che è praticamente uguale come performance, quindi come fotocamera, come fluidità e anche come batteria. Le uniche differenze tra il Samsung S23 Plus e questo Xiaomi sono chiaramente il design, che però è molto soggettivo, anche se io sinceramente preferisco quello di Xiaomi, e il software, anche se devo essere sincero, non amo tantissimo neanche quello di Samsung, ma lo preferisco leggermente a quello di Xiaomi. In linea di massima, comunque, tra questi tre telefoni io comprerei lo Xiaomi, perché è quello che mi è piaciuto più di tutti, dopo averli chiaramente provati e testati a fondo tutti quanti. Ma come vi ho detto, fino ad ora le differenze non sono poi così tante. Detto questo, io concludo con il video. Se vi è piaciuto o stato utile, fatemelo sapere con un like, a voi non costa nulla, ma per me è fondamentale per continuare a far crescere il canale. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi video che arriveranno a breve. Se avete dubbi o domande, fatevi sentire qua sotto nei commenti. Come sapete, io rispondo sempre a tutti il prima possibile. Io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Riccardo.